E ciao a tutti amici, sono sempre io, Gold, benvenuti in questo nuovo episodio di Medieval Engineers insieme a Barbo. Ciao gente. Hello! Allora ragazzotti, in questi giorni abbiamo lavorato un po' off camera e abbiamo fatto parecchia roba. Parecchia roba, ma tanta roba, tantissima, forse troppa roba. Allora ragazzotti, non siamo riusciti a stare fermi e quindi abbiamo deciso di costruire la palizzata. Allora, vi vedo già nei commenti che ci state insultando. Oh mio Dio, avete cittato, l'allero, l'allero. Allora, no, non abbiamo cittato, ma allo stesso modo non volevamo farvi sorbire la costruzione delle palizzate, perché non è altro che tira giù alberi, piazza legno, tira giù alberi, piazza legno. E l'abbiamo fatto così per 4 ore. E niente, sostanzialmente ve l'abbiamo risparmiato. Ovviamente non sono ancora finite perché dobbiamo fare alcune modifiche. Ad esempio, le spikes devono diventare battlements. Dobbiamo mettere ancora i muri. Ad esempio, qua è sbagliato perché il muro deve salire di uno. Insomma, abbiamo ancora tantissime cose da fare. Però abbiamo deciso che lo lasciamo per quando sarà necessario. Inoltre, abbiamo fatto anche alcune ricerche necessarie. E come potete vedere, abbiamo fatto le entrate per il nostro paese. Di qua ce n'è una, poi abbiamo la strada principale e di qua c'è l'altra. Inoltre, come potrete notare, le due strutture sono state spostate totalmente. Prima erano qua con un angolo di 30 gradi rispetto alla strada che avevamo fatto noi, adesso sono precisamente sulla strada. Detto questo, possiamo passare a quello che abbiamo fatto per ultimo, e cioè quello che dovremmo continuare nella puntata di oggi. Allora, prima di tutto Barbo sta cercando di farmi prendere fuoco. No. Forse. No, totalmente No. no. Allora, ho seguito il vostro consiglio e ho ampliato la forgia. E adesso c'è un po' più di spazio. Tuttavia non ho modificato gli interni, ho soltanto modificato un po' lo spazio interno. Quanto sarebbe inquietante uno che ti guarda così dalla finestra? Fammi vedere. Sì, parecchio Ciao. inquietante. Considerando quella faccia di plastica. E questa qua sarà la nostra strada principale, che a un certo punto diventerà la piazza, che sfocerà nella piazza. E insomma, è una misura preventiva per quello che verrà. Perché come potete vedere qua l'intera zona è praticamente quasi una collina e c'è parecchio dislivello. Quindi questa strada qua l'abbiamo dovuta fare per forza. Ma quello che faremo oggi sarà aggiungere un po' di strutture all'interno del villaggio per far sì che si possa arrivare ad una certa stabilità sia nella produzione di materiali che di risorse. E quello che volevamo fare oggi, dopo averlo discusso, è la sartoria. Era la sartoria? Si Sì, chiamava la così? sartoria, Sartoria? direi Ok, sì. i Che è tessuti, il contrario. appunto dove lavoreremo i tessuti. Fatta questa struttura, che non dovrebbe essere estremamente difficile, ci sposteremo ad una zona molto più grande, che sarà quella dei campi, cioè dove inizieremo a farmare effettivamente un po' di risorse. Però questo qua lo discuteremo più avanti. Quindi ora, io e Barbo ci mettiamo qua, iniziamo a progettare e vediamo cosa ne esce fuori. Qua non abbiamo pietra, quindi dobbiamo andare a prenderla alla miniera. Non ti preoccupi. Allora, sartoria, Barbo, come te la immagini te un'ipotetica sartoria? Con dentro dei cinesi. No, aspetta. No, perché? Vabbè, un posto, cioè non colossale come la nostra forgia, che è tipo tutta di roccia, roba così, cioè per un posto abbastanza tranquillo. Quindi principalmente legno? Sì, direi di sì. Ok, allora vada per il Direi che. principalmente legno. Ma tipo legno così log oppure planks? No, lo farei. Log farei soltanto i magazzini, farei di plank tutte Ok. le case di legno, sono Perfetto, più allora omogenei. rimaniamo sulle planks. Allora, facciamo Prendo i progetti dei muri. così. Considerando che mi servirebbe anche un po' di luce, grazie. Qua ci mettiamo una finestra. Qua muri. Considerando che qua la terra sta entrando nel negozio, eviterei di metterci una finestra. Mentre la metterei qua. Mamma mia, eh sì, mi sa che ho depositato io tutta questa roba qua nelle working Sì, table. ah, è vero, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di farming off camera. E abbiamo fatto parecchio. Parecchio. Il nostro obiettivo era riempire tutti gli stockpile, compresi quelli di plank e di timber.
un segreto, non dovevi dirglielo. Allora, No, che poi pensano che citiamo. Vorrei fare che questa zona qua dietro sia quella di vendita e di stoccaggio. Cioè, scusa, è di stoccaggio per la vendita. Questa qua è la zona di stoccaggio per le materie prime e per i semilavorati, qua dietro. E invece qua è la zona di lavorazione. Quindi ci saranno le spinning wheel e cose. Bancone lo fai qua così diciamo qua lungo? Sì. Aspetta un O per attimo. così? Vorrei fartelo vedere anche, così mi dici subito che ne pensi. Penso che questo sembra bancone di mio cane. No, aspetta. Dove me l'hai mandato? Su Discord? Cosa? L'immagine, pensavo fosse l'immagine di un progetto. No, 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 lo sto facendo adesso. Se potresti Ah, spostarti un ok. attimo, per favore. Certo, no, scusa, stavo guardando il disco. Ok, ecco qua. Questo qua più o meno è il bancone con ovviamente le modifiche adatte. Come Ma piacciono va le che prime volte bello fatte. che l'è! Ma va che bello! Vai così, mi piace, Barbo. E quindi qua dietro ci sarà la zona di vendita. E niente, poi all'interno della sartoria ci saranno le spinning wheel e probabilmente altri blocchi relazionati alla produzione di tessuti e cose del genere. Quindi magari la banner station e cose del genere. Dove potremmo modificare la nostra E che non vedo l'ora di costruire perché sai che io sono bandiera. abbastanza con queste cose molto intelligenti. Esatto. Ma va che bello, hai fatto anche le mensoline! Oh mio Dio, adoro di già questo negozio. Ancora non vendo niente, pensa. Minchia, davvero. Ancora tipo un corpo vuoto. Che immagine ancora capricciante. Niente, Qui mi non vedo ce la tutto il faccio a blocco. piazzarlo, quindi non lo piazzo e Lo basta. stanno appoggiati su uno scheletro senza. A meno che magari non riesco a mettere delle stairs. On the right. Heaven. Praticamente, dato che dobbiamo salire. Va così. E si sale su. No. Dov'è che si sale? Scusa, Non si sale da nessuna parte. Ah, ok, Tranquillo, infatti. non si sale da nessuna parte. Ok, è il momento di fare una ricerca allora. Economic Engineer, Weaving. Non possiamo Oh. farla. Perché ci serve la crop production. E quindi niente, dobbiamo fare. Allora, Guarda gather qua, due flax, io wheat, pumpkins, cabbage or herbs. Beh, l'ho fatto. guarda qua, secondo me ci sta la scaletta messa qua così, no? Ok. Craft one sea bag. Ma tanto noi dobbiamo craftare più di una. Sono un po' offeso dalle vostre parole così dure. E keep an end plow. Cazzo, devo fare un end plow. A parte che Dove? poi io là sopra volevo mettere dei barili per lo stoccaggio di alcune risorse. Però come soppalchetto anche non è male se ci vogliamo mettere, che ne so, un letto. Per il tizio che ipoteticamente Non dovrà lo so, viverci qua. dimmi tu. Ma mi dicami lei. Come Barbo. mette sempre, una Barbo, difficile posizione molto. di perderci. Barbo, cosa molto importante ora. Ok, vai, ci sono. Devo iniziare a buttare giù la zona dove pianteremo. Ipoteticamente, vai anche in Flycam giusto per vedere. Dov'è che vorresti vedere l'intera zona dedicata per le fattorie? E quindi dietro alle prime strutture che abbiamo fatto? Esatto, praticamente, cioè quando, in un angolo direi, cioè metterei il campo proprio sulla strada principale che è bruttina. Ok, va bene. Che dici se Qua in partiamo basso. da dietro la forgia? Da dietro la fine della forgia fino a più un po' avanti di dove siete adesso? Non so, un po' prima di quell'albero. Quello che hai te sulla destra. Ma un Va po' bene, prima di direi quello. che ci sta. Praticamente occupiamo tutto il terreno che c'è dietro la sartoria. Però anche lì facciamo le fattorie centralizzate, cioè che si occupano di tutto, o a ogni persona serve il proprio terreno. Perché se dobbiamo fare Beh, campo enorme, a sto punto facciamo il campo enorme e basta. direi di iniziare con qualcosa di specifico, cioè di generalizzato, non so parlare, aiuto, sono un idiota Ok, cammino. E poi allora. ci
E poi magari più avanti, quando avremo bisogno, costruiremo altri campi più grossi o anche semplicemente più dedicati. Va bene, perché poi ti ricordo che l'altro obiettivo di oggi è quello di costruire una delle fattorie principali che ci fornirà il sostentamento, sia a noi che alle persone che verranno. Per questo ti dicevo, iniziamo con il campo perché faremo poi un campo anche più avanti. E lì stiamo parlando di campo più struttura. Noi adesso però dobbiamo fare il weaving o il milling, cioè dobbiamo fare entrambe sostanzialmente. Il weaving è quella che ci serve prima, però ci fa fare. Ci fa fare le corde, però per fare le corde ci serve un botto di flax. Quindi magari prima facciamo il milling. 5 timber e 5 large stones. Sai cosa? Questo qua ci porta a fare la Parli il macina. Eh? latino, non lo fai apposta per parlare il latino. Parli apposta il latino perché sai che non lo so parlare. No, ma ok. Il timber, cose, crop stones, qua. Allora, mi fa arrabbiare. A parte che una delle erbe che ho piantato è venuta su stortissima. Ma sì, ma fa niente. Tanto basta che Bellissima. salgono. Sono tornato! Io ho preso un cervo. Hai preso. Non sono mai stato così fiero di qualcuno. Ora la macina starà qua da noi. E poi vedremo. Ma sai cos'è? Che abbiamo tantissimo cibo, quindi io direi facciamo il fornaio. E dentro ci mettiamo. Però non so se fare fornaio o taverna insieme. Cioè fornaio e taverna. Però non credo ci convenga. E adesso dobbiamo fare il weaving. Volendo possiamo sbloccare Fine Cuisine. Ci sblocca il forno. Allora, metal parts, Fine. flax straw, 16 ce ne servono. Fucking hell. Ah, ricordati che poi dobbiamo far crollare la caverna che abbiamo iniziato. Ah, quella dall'altra parte? Sì, perché a meno che non andiamo a estrarre un po' di ghiaia lì, sì, di ghiaia, scusa, di argilla, a quella lì non ci serve più a niente. Ma perché l'hai fatta qui in mezzo la windmill? È solo momentanea, Barbo. Dobbiamo per forza andare avanti. Dai, sì, facciamo il weaving. Dai, Gli andiamo a effetti caccia. dei muri sono troppo belli. Vero, eh? Sì. Allora, dove andiamo? Torniamo di qua? Da dove siamo venuti praticamente? Ok. Adesso andiamo. Che emozione tornare sulla strada del Corre verso la mia. vasto. Ok, allora, dobbiamo controllare principalmente le zone limitrofe. Cervo! Un cervo! Ah, l'hai mancato, E non so come in realtà, ehi, però mi sa che gli ho grano! tagliato. L'hai preso? Oh my god, L'hai ma shindere. preso? Nani! Ok, flax, uno. Ce ne servono altri 6. E c'è anche del grano, ottimo. Allora, se ce ne servono altri 6. L'ho preso e lui in tutta risposta ha deciso di sparire nella trama stessa del Matrix. Ehi, due vicini. Ce ne mancano tre. Asta, cervo! Cervo! Poi, hai visto qua com'è bello piatto? C'è soltanto un'inclinazione di 45 gradi. Madonna.